La cena del Signore. Dobbiamo parlare di questo argomento molto importante, fratelli. La cena del Signore. E mi permetto di dire questo, fratelli. Non è semplice questo argomento che stiamo trattando. Non è semplice. Perché è necessario che trattiamo questo argomento con la massima prudenza, attenzione, ma senza aver paura di scendere nella profondità di questo argomento, perché questo argomento è profondo. Potremmo anche parlare della Santa Cena, allora quando ci accostiamo, tutte quelle cose che voi sentite prima di farvi accostare, ma non è quella. Noi stasera ci accingiamo a capire questo avvenimento, che è legato fortemente con l'Antico Testamento. E quindi, siccome noi lo pratichiamo, lo viviamo, siccome è un atto che ci lega tutti quanti insieme, distintamente, i salvati chiaramente, di quelli che hanno creduto, noi vogliamo anche capire, il valore, l'importanza, valore che Dio stesso ci ha tenuto a sottolineare e nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. E quindi io andrò lentamente nel ripetervi alcuni concetti, così almeno possiamo farne propri e capire anche la bellezza di quello che noi celebriamo. Se non ricordo male, domenica scorsa, no? L'abbiamo celebrato. Innanzitutto la cena del Signore. Chi l'ha messa in mezzo questa cena del Signore? Gli evangelici, sono arrivati prima i cattolici, è una cosa che abbellisce il culto protestante. Me l'hanno fatta la domanda quando evangelizziamo: ma voi la comunione la fate? Me l'hanno fatta. E voi avete risposto: sì, facciamo la Santa Cena, vero? Ecco, avete risposto infatti male. Perché non è assolutamente paragonabile a quell'atto obbrobrioso che fa la Chiesa Cattolica e che chiama comunione. Noi non possiamo dire sì, perché qui noi celebriamo un evento. Io vi parlo con ogni franchezza, fratelli. Lì si bestemmia un evento e quindi non è la stessa cosa. Voi fate la comunione, sì, lo facciamo anche noi, solo che noi pane e vino, e ci siamo liberati dall'imbarazzo del dialogo. Adesso insieme capiremo perché noi dobbiamo affrontare questo discorso. Cos'è questo discorso? Innanzitutto la cena del Signore è stata istituita da Gesù. La cena del Signore è stata istituita da Gesù. E l'ha fatto lui personalmente, prima di salire sulla croce. E questo evento, nei primi secoli, primo secolo, secondo secolo, poi pian piano si è un po' perso perché è cambiato un po' lo spirito della Chiesa, era celebrato dai cristiani tutti i giorni. Tutte le volte che celebravano un culto, loro spezzavano il pane. Per assurdo, vi dico una cosa che lo so che vi potrebbe anche, diciamo così, scuotere. Noi potremmo celebrare la cena del Signore anche adesso. Chi ce lo vieterebbe? La scrittura appoggerebbe questo? Certo, anche il martedì potremmo celebrare la cena del Signore. Non c'è un giorno particolare per stabilire un evento o questo evento. La Chiesa primitiva, tutte le volte che si incontravano, spezzavano il pane, ricordavano questo episodio straordinario, fondamentale, il cui ricordo andava subito a quello che Gesù aveva fatto sulla croce. Ed era un momento fondamentale della vita della Chiesa.
la Chiesa quando si riuniva avveniva qualcosa di straordinario, di fondamentale. Questo episodio era il coronamento della loro riunione. Era il coronamento del culto. C'era tutto quello che noi facciamo in un culto: canto, lode, adorazione, preghiera, testimonianze, predicazioni. C'era anche quello che loro chiamavano lo spezzare del pane. Con questo gesto si voleva rinnovare il patto di fedeltà sancito dalla morte espiatoria di Cristo. E con questo gesto si voleva ricordare il valore di quest'opera. Cioè, tutte le loro riunioni avevano come fulcro quello che Gesù aveva fatto sulla croce. I loro incontri si formavano, nascevano, si fortificavano su quell'episodio. Questo era il senso, il motivo per il quale una riunione si completava con questo memoriale, con questo ricordo che era la cena del Signore. Dalle parole di Luca sembra che l'importanza della Santa Cena, Luca ha scritto anche Atti degli Apostoli, l'importanza della Santa Cena per i primi cristiani fosse altissima. Non manca mai l'espressione spezzare il pane nelle descrizioni della Chiesa che viene raccolta insieme. Erano riuniti assiduamente per ascoltare l'insegnamento degli apostoli, erano riuniti nelle preghiere, erano riuniti nelle testimonianze e nello spezzare il pane. Quindi tutte le volte che si riunivano ricordavano quello che Gesù aveva fatto in maniera pratica, con questo gesto visibile che Gesù stesso aveva stabilito. Io credo che noi siamo in comunione con la Chiesa del primo secolo. Non posso immaginare che noi siamo una cosa e loro sono un'altra. Non posso e non voglio immaginare. Noi siamo in comunione. Certo, noi come Chiesa oggi dobbiamo un attimo rivedere parecchie cose per metterci su quella strada. Non abbiamo il timore di confessarlo perché amiamo il Signore e vogliamo fare la volontà di Dio. Però siamo in comunione e siccome siamo in comunione, il valore della cena del Signore era altissimo, per noi deve essere tale, altissimo. Queste testimonianze che provengono dalla Scrittura mettono in evidenza anche che questa attività svolta produceva parecchie benedizioni che provenivano dall'alto. Dice che godevano il favore di Dio, lodavano Dio alla fine di una celebrazione. La cena del Signore può essere considerata anche come il segno del patto. Cos'è nella Bibbia il segno del patto? Cos'è nell'Antico Testamento il segno del patto? Per capire che la cena del Signore è il segno del patto, dobbiamo comprendere nell'Antico Testamento questi segni che valore hanno quando si parla del segno del patto. Vi ricordate il patto tra Noè e Dio? Con la Santa Cena il Signore sancisce un nuovo patto. Vi faccio una domanda, attenzione alla risposta. Quando inizia il Nuovo Testamento? Quando inizia il Nuovo Testamento? Quando finisce l'Antico Testamento? Non finisce con Malachia?
quando Gesù nasce? Inizia il Nuovo Testamento? Sì o no? L'Antico Testamento finisce nella Santa Cena, senza andare per le lunghe. Difatti, tutta la vita di Gesù, dalla nascita fino alla cena, pari viene osservato l'Antico Testamento. Gesù viene presentato al Tempio, viene circonciso. Gesù rappresenta il passaggio come sua vita in generale. Ma non possiamo dire che con la sua nascita inizia il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento inizia con le parole di Gesù nell'ultima cena. Questo è il segno del Nuovo Patto. Lì inizia il Nuovo Testamento. Questo è il segno del Nuovo... Questo è il segno. È arrivato. Difatti Gesù prima ha già celebrato la Pasqua, forse con i suoi, forse... con i parenti, ha già celebrato la Pasqua, ma in quell'ultima cena dirà: ho grandemente desiderato. Ne aveva fatte altre 32 probabilmente, ma quella lì è una cena diversa. Ho grandemente desiderato questa qui è diversa, perché adesso cambiano le cose, adesso inizia il Nuovo Testamento. Adesso arriva la grazia, adesso il cuore dei credenti viene rinnovato, non nell'aspetto esteriore, ma nell'aspetto interiore. Adesso posso sostituire il cuore di pietra con un cuore di carne. Adesso le leggi non sono più appese a un muro, ma le scriverò nei loro cuori, e io mi apparterò un popolo nel cuore rinnovato. Adesso non saranno più circoncisi fuori, ma sarà lo Spirito Santo che li circonciderà dentro, nel loro cuore saranno circoncisi, è lì che riceveranno il taglio, è lì che saranno, tra virgolette, feriti, è lì che sanguineranno, è lì che saranno toccati, è lì che ci sarà il segno glorioso, il segno del patto. Si esprime attraverso la sua morte sul Calvario. Nelle scritture, Dio, fate bene attenzione, ha sempre fatto un patto con un segno esteriore. Non è mai stato, quando Dio ha voluto fare un patto con, adesso vedremo, Noè, con Abramo, ha sempre usato un segno esteriore. Non è mai stato un patto non visibile. Perché il segno esteriore? Perché l'uomo, quando lo vede, si ricorda che Dio è fedele. E ancora oggi ci sono dei segni, adesso ne parliamo, dove noi possiamo dire Dio è fedele alle cose che ha detto. Ha sempre confermato l'esistenza di un patto con un segno visibile che portasse in sé i significati profondi del patto, sia che il patto provenisse da lui soltanto, sia che richiedesse la partecipazione dell'uomo. Uno dei segni visibili è il battesimo, il patto. Potrebbe essere anche credere in Dio, no? Anche una questione, dice, ma io ho creduto, non ho bisogno. Dio richiede un segno visibile. Visibile. E lo ha richiesto anche nell'Antico Testamento. Il patto tra Noè e Dio, la terra non sarebbe stata più distrutta con l'acqua, sancito con il segno dell'arcobaleno. C'è ancora oggi, eh? Quell'arcobaleno ancora oggi ricorda che Dio è rimasto fedele. Quando lo guardate, sono passati anni da Noè, ci ricorda ancora? Io sono fedele, non la distruggo con l'acqua. Tant'è vero che l'arcobaleno solitamente esce sempre un po' dopo la pioggia. E quindi, prima che l'uomo inizi a tremare, quando piove, il Signore dice, non ti preoccupare, io rimango fedele alle cose che dico. Ecco il segno. Non lo leggiamo il verso perché ce lo ricordiamo, no? Ve lo ricordate?
patto tra Abramo e Dio. La terra di Canaan sarebbe stata di Abramo, sancito da un sacrificio consumato direttamente dal fuoco di Dio. Leggiamo Genesi 15. Genesi 15, leggiamo il verso 9. Forza. Verso 9, leggiamo. Il Signore gli rispose. Vedete, fratelli? Dio fa un patto con un segno visibile. Lo chiede all'uomo, ma lo fa pure lui. Mostra un segno visibile del patto. Noi stiamo facendo un sacco di cose, perché adesso scopriamo che la cena del Signore è un segno visibile di quello che Gesù ha fatto a Calvario. Fratelli, poi cambiano i modi di accostarci, quando noi scopriamo il valore di qualcosa che abbiamo in mano, dopo impariamo ad apprezzare quello che Dio ci ha lasciato. Diventa anche commovente, perché vediamo Dio che tratta con l'uomo. Poi un altro segno di un altro patto tra Abramo e Dio: la discendenza di Abramo sarebbe appartenuta al Signore per sempre, sancito dal segno della circoncisione. Genesi 17, versi 9, 10 e 11. Vedete? Dio fa un patto con Abramo e chiede un altro segno visibile: ogni maschio sia circonciso. La circoncisione è qualcosa di visibile. Poi, il patto tra Labano e Giacobbe. Le due famiglie non si sarebbero fatte guerra, sancito da una pietra commemorativa, un'altra cosa visibile. Genesi 31, versi da 44 a 48. Vuol dire pietre di testimonianza, mucchio di testimonianza. Per fare questo patto, per andare d'accordo, le due famiglie disse: facciamo una cosa, mettiamo delle pietre. Quando guardiamo queste pietre ci ricordiamo che non dobbiamo più litigare. Un segno visibile. Il patto tra il popolo di Israele e Dio. Israele avrebbe rispettato la legge di Dio, sancito dal sangue degli animali sacrificati. Vabbè, noi questo già lo conosciamo. Il patto tra Giosuè e il popolo di Israele: il popolo avrebbe rispettato la legge di Dio, sancito da una grossa pietra sotto una quercia. E poi il patto tra Jonathan e Davide: i due avrebbero difeso l'una la discendenza dell'altro, sancito dai beni di Jonathan dati a Davide. E abbiamo sentito, neppure a farlo apposta, domenica scorsa durante la Santa Cena, vi ricordate quando Davide dice: vediamo un po' se è rimasto qualcuno della famiglia di Saul a cui possiamo fare ancora del bene. Davide è fedele al patto. Il patto dice che non ci sarebbe dovuto essere in seguito guerra tra le due famiglie, anzi si sarebbero dovuti difendere. Quindi il patto è un segno visibile. Fratelli, quanti patti abbiamo fatto rispondendo agli appelli? E quanti ne sono venuti meno? Non di fratelli, di patti? Quello è un segno visibile. Parlavo con alcuni anziani in questi giorni e dicevo: forse
dobbiamo un attimo rivedere alcuni cantici. Sono tutti belli, anche quelli della raccolta qua. Sono tutti belli. Però io ho avuto un'impressione, spero che sia un'impressione, che questi cantici spingono parecchio emotivamente. Parecchio. Mani alzate, lacrime che scendono. Però si fa in tempo a vedere fuori da questo locale che non è successo proprio niente. Ci sono dei cantici belli, noi facciamo a volte tra anziani facciamo delle considerazioni. Fratelli, gli anziani hanno un compito, quello di fare in modo che la Chiesa del Signore si avvicini al Signore, non ai cantici. E ce ne sono tanti veramente belli, che alcuni vivono con grande trasporto, con grande, e la loro vita è quella che è rispetto anche a quello che canta. Però ci sono anche dei cantici che ti trasportano, non so alcuni in quale dimensione entrano mentre li cantano. Il patto che noi viviamo tra noi e il Signore non è una questione emotiva. Una questione di vita, fratelli, di vita. Forse dobbiamo cantare un po' più cantici che ci parlano di pentimento, di ravvedimento, di conversione, del sangue di Gesù che è stato versato per i nostri peccati, di santificazione, di cielo, di nome scritto nel libro della vita. E comprendere anche, ovviamente, il concetto di quei di quelle espressioni. La necessità di un segno visibile che testimoni dell'esistenza di un patto è stato stabilito da Dio. Dio poi conosce l'uomo, dice, l'uomo ha bisogno di un segno, quindi tutte le volte facciamo un patto e glielo facciamo vedere. La presenza di un segno che fa ci dà la certezza della realtà del patto. Per lo stesso principio l'istituzione della Santa Cena è per noi garanzia che il patto che Gesù ha sancito con noi è un patto in grado di farci ricordare che il sangue di Gesù, lo spargimento che Gesù ha offerto sulla croce è ancora valido oggi per il perdono dei nostri peccati. È inutile, noi quando lo vediamo questo ci dobbiamo ricordare. Questo ci dobbiamo ricordare. Vediamo lì e dovremmo dire in cuor nostro: il patto del Signore è ancora visibile, i nostri occhi lo possono ancora vedere, lo possono ancora realizzare i nostri occhi. Il Signore ha ancora pietà di noi, ci ricorda ancora il Signore che siamo Suoi, che apparteniamo a Lui. Questo, il pane e il vino ci ricorda che il Signore ci sta dicendo: il ponte tra te e il cielo c'è ancora, ci sono io, c'è ancora questa possibilità. E quindi, indipendentemente dalla forma, c'è una sostanza che è profonda, che è speciale, che è meravigliosa, che è straordinaria. Ed è la sostanza che ci deve trasportare, non la forma. È la sostanza, è l'episodio che ci fa ricordare, che noi dobbiamo ricordare, che ci deve trasportare. Quando e come fu istituita la Santa Cena? La Santa Cena, come abbiamo detto prima, è stata istituita direttamente da Gesù durante l'ultima cena con i discepoli, prima della sua morte. Il legame tipologico con la Pasqua ebraica fu evidentemente voluto anche da Gesù Cristo.
se decise di istituire la cena proprio durante la celebrazione della cena pasquale. La cena pasquale ebraica era suddivisa in alcuni momenti precisi che vengono rispettati persino da Gesù e dai discepoli, secondo quanto dicono i Vangeli. Leggiamo Matteo capitolo 27, versetti 17, 18 e 19. Inizialmente, parliamo della Pasqua ebraica, il capo famiglia invocava la benedizione sul vino. Capo famiglia. Visto che c'è questa mania adesso di far condurre chiese anche alle donne, come farebbero? Io vorrei capirlo poi, perché ci sono dei dettami abbastanza precisi, come farebbero poi loro eventualmente? Dice capo famiglia. C'è un ruolo importante, questa è una famiglia, no? O no? Il conduttore di questa famiglia, come il conduttore delle nostre case, dovrebbe essere ancora così, speriamo. Invocava la benedizione sul vino, lui lo beveva per primo, da una coppa comune. Stiamo parlando della Pasqua ebraica, eh? Da una coppa comune. Poi la passava a tutti i presenti, la coppa, non i bicchierini, la coppa. La passava a tutti. Dopo che aveva bevuto, la passava a tutti. Successivamente veniva distribuito il pane azimo e mangiato intinto in una specie di salsa che in ebraico si dice, fa un po' sorridere perché è una parola anche napoletana, a rosette. Napoletano vuol dire dove è stato, dove è successo. Questa parola a rosette indica proprio questa salsa dove veniva intinto il pane dentro. Questa salsa poi veniva cotta con mele, mandorle, cannella e vino. Vi era un solo piatto nel quale tutti intingevano il proprio pezzo di pane. C'era un solo piatto dove tutti intingevano l'unico pezzo di pane. Ci ricordiamo tutti quanti, no, del piatto di cui Gesù parla con Giuda, quello che intingerà, quello sarà che mi tradirà. Poi, questo era il primo momento della Pasqua ebraica, poi iniziava un secondo momento, ed era il secondo passaggio della coppa del vino, girava di nuovo la coppa del vino. A questo punto, sempre il capo famiglia, guardate che cosa meravigliosa, ribeveva la seconda volta. Poi mentre la passava a Tizio, a Caio, a Sempronio, mentre la passava iniziava a raccontare tutte le grandi cose che Dio aveva fatto. Nel passaggio passava il calice, la coppa, e mentre bevevano dicevano: Dio ci ha liberati dall'Egitto, ha fatto di noi una nazione potente, ci ha guardato durante il deserto, mentre vivevano questa comunione meravigliosa. E questo è forse voi non ci avete fatto caso, però penso che i fratelli anziani ci hanno fatto caso, un modo che io faccio quando mi capita di distribuire il vino. A me non piace usare dei metodi freddi e ghiacciati del tipo bevi fratello, a me piace raccontare le cose di Dio. Quando a volte si saranno accorti i fratelli,
a volte mi capita di distribuire, mentre distribuisco proprio il calice dico: attraverso questo calice un giorno saremo io e te nel cielo, vivremo con il Signore, perché il sangue di Gesù ci ha lavato. Vi siete accorti, no, fratelli? Così ho giustificato, loro non pensano che, durante quel momento è un attimo di attacco pentecostale. Quindi gira di nuovo questo calice e vengono narrate le potenti opere che Dio ha fatto per liberare Israele, secondo il comandamento che il Signore stesso aveva dato poi. Esodo 12, 25 a 27. Dobbiamo dire ai nostri figli. Questo dobbiamo dire ai nostri figli. Avete visto qui i genitori come si comportano? Passa per i figli e dice: il Signore ha liberato, ci ha risparmiato. Parliamo così ai nostri figli: siamo stati salvati. Dovevamo andare all'inferno, ma Dio ha avuto pietà di noi. Siamo stati lavati, siamo stati purificati. Ed è, sarebbe anche bello, fratelli, mentre viene dato il vino o il pane che viene a chi viene davanti, ricordato: siamo stati salvati, siamo stati liberati, il nostro nome è scritto nel libro della vita, attraverso il suo sangue avremo ingresso ampio nel regno dei cieli. È glorioso, no, questo messaggio? Altro che adesso è in uso Santa Cena, tutti tristi, perché la Santa Cena è una cosa, questa qui, che appartiene alla vecchia religione, fratelli, e lì fanno bene a essere tristi. Questa è la seconda fase. Mentre avviene la seconda fase, veniva portato l'agnello e lo si mangiava con il pane azzimo e le erbe amare. Finito di mangiare l'agnello, al termine del pasto, il capo famiglia, vedete, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, non c'è un momento della storia dove a un certo punto si cambiano le cose. Fino alla fine, il capo famiglia, terzo punto e ultimo, distribuisce ancora un altro pezzo di pane e ripassa per la terza volta la coppa di vino, e si concludeva con un cantico che in ebraico è chiamato l'Hallel, che vuol dire l'alleluia. È una celebrazione, come per dire: Dio sia lodato, Dio sia ringraziato, Dio sia eternamente magnificato. La cena del Signore è la terza parte della Pasqua ebraica. Dove inizia il Nuovo Testamento? Con la terza parte. Gesù celebra la prima parte uguale, la seconda parte uguale, alla terza parte, mentre passa il pane, viene detto: questo è il mio corpo. È cambiata la festa. I discepoli erano abituati, quando passava il vino: il Signore ci ha liberati dall'Egitto, il Signore ha fatto così. Adesso che passa per la terza volta, immaginiamo un po', viene detto: siete stati liberati dalla morte. Dall'Egitto noi siete stati liberati dalla morte. Siete stati liberati dall'inferno. Il terzo passaggio di questa cena cambia le cose. Non viene più ricordato che il Signore ha fatto grandi cose in Egitto, è stato ricordato in prima e seconda battuta. Adesso la terza coppa divina è diversa: questo è il mio sangue versato per voi. Qui inizia il Nuovo Testamento e qui veniamo a collocarci io e te. L'ultima distribuzione del pane e del vino assume un significato nuovo. Cristo stava per immolarsi. Gesù ha un messaggio nuovo e diverso in quella cena pasquale. Non è più il ricordo del passaggio dall'Egitto fuori,
ma il passaggio dalla morte e dalla vita. Questa è la vera Pasqua, dirà Gesù. Cristo è la vostra Pasqua, dirà l'Apostolo. Adesso non dovrete più ricordare che siete stati liberati dall'Egitto, perché questo per voi adesso diventa storia. Ma invece quello che sto facendo io per voi adesso è vita, perché siete stati liberati dalla schiavitù del peccato. Questa è la diversità del nuovo patto, questo è il nuovo patto. Questa è la differenza tra l'antico e il nuovo patto. Questa è la differenza tra ciò che è Antico Testamento e ciò che è Nuovo Testamento. Questo è il significato della venuta di Gesù. Il capofamiglia, diversità del nuovo patto, è un fatto evidente nell'Antico Testamento. Il capofamiglia beveva e mangiava per prima e poi distribuiva. Ma nell'ultima cena è successa un'altra cosa, fratelli. Gesù non ha bevuto il vino. Non beve il vino, perché egli non era partecipe di quel patto nello stesso modo dei discepoli. Lui non aveva bisogno di salvezza. Egli era il mezzo per il quale il patto poteva esistere. Fratelli, questi sono accorgimenti dove noi non ci rendiamo conto che ci sono e forse non comprendiamo l'importanza. Leggiamo, va? Marco 14, 23 a 25. Questo vi chiarisce un po', eh? Poi prese il calice, giusto? Guardatemi. Poi prese il calice. Secondo gesto, grazie Padre, poi non ha bevuto. Vi rendete conto o no? Non ha bevuto. La stessa cosa ha fatto con il pane. Prese del pane. Leggiamo il verso prima. Prende del pane. Lo dà. Lo prende. Lo benedice e lo passa. Perché è importante questo? Dice, vabbè, no, è importante. Perché ha un significato che lui non beve, se il capofamiglia mangiava e beveva. Perché lui non ha bisogno di salvezza. E con questo viene fuori un'altra cosa, che Gesù è Dio. Perché l'uomo, dal primo all'ultimo, ha bisogno di salvezza. Se lui non si accosta a questo calice, vuol dire che lui è il promotore della salvezza, è lui il salvatore, quindi non ha bisogno di accostarsi, è il promotore e il dispensatore, perché lui lo prende, lui lo distribuisce, lui lo dà, è lui che dà la salvezza. Alleluia. Quanto è meraviglioso, preso nei particolari, avete visto, fratelli? Il capofamiglia invece... Un uomo come me e come te. Prende e mangia. Era il primo che aveva bisogno. Sacerdozio levitico. Il sacerdote, il primo che aveva bisogno di portare i suoi peccati. È il primo. Poteva essere pure la figura del sommo sacerdote che doveva arrivare. Mentre fai la figura del sommo sacerdote che deve arrivare, inizia a portare i tuoi peccati, perché non sei quello. E quindi il capofamiglia, figura di quello che sarà Gesù nell'ultima cena. Però mangia e bevi, perché pure tu hai bisogno di salvezza. Ma quando arriva lui, le cose sono cambiate, fratelli. Fratelli, stiamo comprendendo il valore della cena del Signore o no? Questo è ancora niente, è solo l'inizio. Nella parola di Dio spesso si vedono i credenti prendere la cena del Signore e successivamente o precedentemente consumare un pasto
insieme, una sorta di agape, stare insieme, e poi facevano la cena del Signore. Probabilmente la Chiesa primitiva aveva mantenuto tutti gli elementi che avevano fatto da sfondo all'ultima cena di Gesù. Forse qualcuno dice, può darsi pure che loro facevano agape proprio per fare tutto un momento della cena del Signore, quindi stare insieme, cantare la parte iniziale della Pasqua ebraica, e quindi un maggiore zelo rispetto alla parte finale, diciamo, della sostanza. La Santa Cena tuttavia consiste nella distribuzione di un pezzo di pane e del calice del vino. Nella distribuzione del pane e del calice del vino. Gesù diede l'ultimo pane e l'ultima coppa di vino ai discepoli, dichiarando questo: questo calice, questo calice. Fratelli, noi non ci possiamo scostare dal modello che Gesù ha lasciato. Ma altre chiese fanno i bicchierini, fanno quello che vogliono. Noi non facciamo quello che vogliamo. Fratelli, non so se mi avete compreso. Noi non facciamo, mentre per gli altri possiamo dire fanno quello che vuoi, noi non faremo mai quello che vogliamo. Noi faremo quello che è scritto, che è diverso. È diverso. Noi dobbiamo avere il coraggio, fratelli, di prendere una decisione. Quale? Quella di avvicinarci ancora di più al Nuovo Testamento. Dobbiamo, fratelli, sforzarci di avvicinarci maggiormente al Nuovo Testamento. Vogliamo che quel brutto, tremendo punto interrogativo che Gesù ha posto venga risolto, almeno per noi. Un brutto interrogativo Gesù l'ha lasciato, lo dobbiamo dire. Quale? Ma quando il figliolo dell'uomo verrà, la troverà la fede sulla terra? Ecco, almeno personalmente, risolviamolo questo punto interrogativo. A noi ci deve trovare pronti, e pronti non vuol dire che ci mettiamo così aspettando. Pronti vuol dire che ci siamo allineati con lo spirito della scrittura, e lo spirito della scrittura è Gesù, è lui lo spirito della profezia. In altre parole, da quel momento il ricordo dell'alleanza testimoniata dal sangue sparso non sarebbe più stato quello di animali sacrificati, bensì quello del sangue dell'agnello di Dio sparso per il perdono dei peccati dell'uomo. È tardi, mettiamoci un punto, a giovedì prossimo. Gloria a Dio. Siamo arrivati alla seconda parte della Santa Cena. Vi ricordate tutti quanti, fratelli, quello che abbiamo detto giovedì scorso? Ve lo ricordate? Stasera parleremo del significato della Santa Cena. Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo parlato del modo di celebrare la Santa Cena. E la volta scorsa, giovedì scorso, abbiamo parlato appunto di questo matrimonio che c'è tra la Pasqua ebraica e l'ultima cena. Questo passaggio, questa consegna che l'Antico Testamento attraverso Gesù fa, nel senso che si conclude, che si completa, inizia il Nuovo Testamento, e questo Nuovo Testamento inizia con questa mirabile affermazione di Gesù: questo è il sangue del nuovo patto. Così inizia il Nuovo Testamento. Gesù lo inaugura sulla croce
dichiara che questa inaugurazione è compiuta, adesso bisogna viverla. E difatti noi la viviamo. Vediamo però il significato della Santa Cena, perché è necessario che stasera parliamo di quello che noi dobbiamo sapere biblicamente e di quello che ci avevano insegnato prima. Vi ricordate? Quello che ci avevano insegnato prima. Quindi stasera parleremo proprio bello chiaramente, senza nasconderci o nascondere quello che... perché è necessario per comprendere la differenza, che non è poca. Così quando evangelizzeremo e ci chiederanno, ma è una delle solite domande che ci fanno, ma voi la fate la comunione? A noi non ci verrà proprio la voglia di dire sì, sì, noi la facciamo anche noi la comunione, perché non è così. Quindi per capire questo passaggio dobbiamo vedere le due posizioni, quella vecchia e quella nuova, quella che è dell'uomo e quella che è della Bibbia, quella che hanno inventato nel corso dei secoli gli uomini e quella che invece la Bibbia mette davanti a noi come unica verità, e la verità ci farà liberi anche in questo. Innanzitutto dobbiamo comprendere, fratelli, che non è possibile e non deve essere possibile che la Santa Cena o la Cena del Signore diventi un atto puramente formale. Non deve essere così. Vi ho detto nella volta scorsa, nello studio precedente, se vi ricordate, che la Chiesa nel libro degli Atti degli Apostoli la celebrava tutte le volte che si riuniva. Ora, chiaramente la domanda è ovvia, ma noi non dovremmo celebrarla tutte le volte che ci riuniamo? Diciamo che non c'è un numero ben definito e non possiamo dire, fate bene attenzione perché sto dicendo una cosa molto ma molto grossa, non possiamo dire che Gesù ha detto che tutte le volte che ci riuniamo dobbiamo farla. Vi risulta nei Vangeli che Gesù ha detto tutte le volte che vi riunite dobbiamo farla? Quindi cosa vuol dire che il libro degli Atti degli Apostoli presenta una chiesa che lo fa? Innanzitutto non è condannabile nella maniera più assoluta, anzi è apprezzabile, è piacevole, lo zelo, il fervore per quella verità, la voglia di ricordare questo evento il più possibile, sempre. Però c'è anche da mettere in evidenza che non essendoci una precisazione al riguardo, un comandamento, cioè tutte le volte bisogna farlo, e noi chiaramente possiamo deciderlo in base, che, senza far passare ovviamente troppo tempo, possiamo deciderlo in base anche alla nostra vita spirituale e alla conduzione della comunità sul piano spirituale. È ovvio che ci sono delle cose, una volta mi sono trovato a dire, qualcuno mi diceva, non qui, mi diceva, no, però nella Bibbia c'è scritto che non la dobbiamo fare sempre, e mi è venuto tutto spontaneo dire, però nella Bibbia c'è scritto anche che si riunivano tutti i giorni, quindi inizia a venire sempre in chiesa, e poi ne parliamo della Santa Cena, perché chi me lo diceva veniva una volta al mese in chiesa. Diciamo, dobbiamo farla sempre, va bene. Quel contesto dove dice che erano assidui nel rompere il pane è preceduto da erano assidui all'insegnamento degli apostoli. E poi ci sono anche delle cose che se tocchiamo, allora sono sicuro che tutti quanti diciamo, no frate, facciamolo ogni 2 o 3 mesi la Santa Cena, perché forse è meglio, perché anche lì c'è scritto che tutte le cose che avevano le vendevano, le mettevano, quindi meglio non andare a toccare certi argomenti. Comunque, ad ogni modo, è necessario che non diventi
un evento così formale nei nostri culti. Perché? Perché la Santa Cena ha un significato importante, straordinario. In se stessa c'è il significato. E questo significato è in grado di coinvolgerci spiritualmente, oltre che fisicamente, ovviamente, perché è un atto pratico, e questo coinvolgimento ci deve sempre essere, tutte le volte che noi lo celebriamo. Mai deve succedere che un evento di questa importanza, di questa portata, possa essere vissuto da noi come una cosa che, se c'era o non c'era, era uguale. Che cos'è innanzitutto la cena del Signore? È innanzitutto memoria del sacrificio di Cristo. Innanzitutto è memoria del sacrificio di Cristo. Gesù stesso ordinò di celebrare la Santa Cena in memoria di Lui. Prendiamo Prima Corinzi 11, 24 e 25. È già comprensibile quello che è la Santa Cena da questa affermazione di Gesù. Fate questo in memoria di me. Quindi è un memoriale, cioè è una serie di azioni compiute e ripetute nello stesso modo per ricordare un evento preciso. Questo è il memoriale. Infatti in greco il termine memoria viene da anamnesis, che vuol dire un esercizio che riporta dei fatti alla mente. Quindi la Santa Cena ci riporta dei fatti che sono avvenuti alla mente. Quali? Quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. A distanza di secoli la Chiesa del Signore ha mantenuto invariata la celebrazione della Santa Cena, e questo testimonia che il suo valore non è andato perso né modificato, non può essere modificato. Gesù ha detto: fate questo, non fate altro, fate questo, cioè quello che ho fatto io, fatelo anche voi in memoria di me. E quindi il ripercorrere esattamente le azioni compiute quella sera da Gesù e dai discepoli, fare fisicamente e materialmente le identiche cose, è garanzia di preservazione di un ricordo autentico. Ogni credente dovrebbe ritornare indietro a quei momenti, ai sentimenti di amore e di dolore di Gesù, alle sofferenze della sua passione, nel momento in cui la sua bocca tocca materialmente la sostanza del pane o gusta il sapore del vino. Quando noi ci accostiamo dobbiamo questo ricordarci, le sofferenze di Gesù, il suo sangue versato, ricordarci, noi non ci stiamo prendendo il corpo e il sangue di Gesù, non ci stiamo prendendo il corpo e il sangue di Gesù, noi ci stiamo avvicinando a dei simboli che ci ricordano quello che Gesù ha fatto quella sera. Quindi noi ci accostiamo a dei simboli, non ci accostiamo al corpo e al sangue di Gesù. Il secondo punto, quindi, primo punto, la Santa Cena è il memoriale del sacrificio di Cristo. Il secondo punto è la partecipazione, la Santa Cena è partecipazione alle sofferenze di Cristo. Ebrei, capitolo 3, verso 14. Il pane e il vino sono simboli del sacrificio di Cristo, sono simboli del sacrificio di Cristo. Non hanno in loro stessi nessuna qualità soprannaturale o miracolosa. Quello è pane. E il vino è vino, non c'è nessuna cosa su quei due elementi, nessuna cosa che li renda diverse da altro pane, da altro vino. Il fatto di poter vedere questi segni
di poterli toccare, di poterli ingerire, ci comunica che qualcosa di visibile è stato immolato, che qualcuno in carne e ossa è morto. In questo senso i credenti in qualche modo partecipano attraverso la fede, ricordando mediante le scritture che ciò è avvenuto, realizzando con elementi fisici quanto fisico fu l'evento. Alcuni obiettano che non è necessario mangiare un pezzo di pane e bere un sorso di vino per ricordare che Cristo è morto per noi, e questo è naturale. Infatti ogni credente ricorda quotidianamente ciò che il proprio Signore ha sofferto per lui. È sicuramente in uso anche tra di noi, dico questo perché mi è stata fatta la domanda a San Giuliano, è in uso il fatto che quando c'è la Santa Cena bisogna chiedere perdono, giusto? Ma noi dovremmo chiedere perdono sempre. Sembra quasi che se la Santa Cena si fa a dicembre possiamo rimanere litigati fino a dicembre. Noi dovremmo chiedere perdono nel momento in cui si è interrotta la nostra comunicazione con il fratello, con la sorella, con l'episodio che ha creato questo. Gesù l'ha detto, non ha detto quando farete la cena, ma prima che il sole tramonti. E il fatto che Gesù dica prima che il sole tramonti è importante, fratelli, psicologicamente per noi, perché è chiaro, è evidente sul piano anche emotivo dell'essere umano che noi quando subiamo un'offesa o facciamo un'offesa siamo in grado di rimanere malissimo nel momento in cui o la subiamo ma il giorno dopo già siamo meglio e già quindi siamo poco interessati a risolvere il problema. Se poi passa una settimana, due settimane, un mese, noi non lo avvertiamo proprio più questo bisogno. Abbiamo chiuso, impariamo pure a usare, certa saggezza che non appartiene per niente alla Bibbia. No, io con quella persona ho chiuso, non voglio più sapere. Bravo. Quello che hai legato qua, intanto lo hai legato anche lì sopra. E quindi sappi che le cose che non risolviamo qua non li puoi trovare risolte lì. Le cose che sciogliamo qui le troveremo sciolte anche lì. Quindi se ci sono dei nodi dobbiamo scioglierli. E la Santa Cena non è l'evento che ci deve portare a perdonare gli altri, perché non saprei neppure quanto sentiamo a questo punto il desiderio di perdonare o di farci perdonare, perché se lo facciamo in vista della Santa Cena potrebbe nascondersi in noi il fatto che gli chiedo perdono che mi devo accostare. Non so se mi seguite, fratelli. Il legame che ci deve essere tra noi e fratelli non deve essere un legame che può finire così con facilità, non può essere così. Il legame che c'è tra noi fratelli è altamente spirituale. Il carattere non c'entra nulla. Dobbiamo imparare, anzi, dice la scrittura, sopportandovi a vicenda se uno ha di che dolersi degli altri. Tu hai qualcosa di cui puoi dire che soffri a causa del comportamento di qualcuno, di altri, sì o no? Penso di sì, o no? Sì o no? Tutti perfetti, li vedi? E non vedi bene. Puoi dire che c'è il comportamento di qualcuno che ti fa soffrire o no? A me sì, va bene, dai, solo io. A me sì, ci sono tanti comportamenti che mi fanno soffrire. Ma so anche che il mio comportamento fa altrettanto soffrire gli altri. Ma non per questo io devo
rompere, tagliare, e né la Santa Cena deve essere l'unico mezzo di unificazione. Dice, come devo fare la Santa Cena? Non deve esistere così, assolutamente. Il mio rapporto con i fratelli deve essere un rapporto che nasce su un'esperienza spirituale che ci accomuna, perché apparteniamo allo stesso popolo, abbiamo ricevuto la stessa opera, dice Giuda, se non ricordo male, la speranza comune, dice, ci accomuna una sola speranza, e quindi abbiamo una sola speranza, andremo in cielo se andiamo in una certa maniera, e quindi ovviamente il nostro rapporto con la Chiesa deve essere un rapporto con la Chiesa, con i fratelli, legato principalmente a questa esperienza spirituale. Quindi la Santa Cena è partecipazione alle sofferenze di Cristo. Ogni credente deve ricordare quotidianamente ciò che il proprio Signore ha sofferto per lui, ma soltanto con un'azione materiale noi possiamo partecipare e sentirci coinvolti. La Santa Cena quindi è un'azione materiale. Se vi ricordate, vi dissi la settimana scorsa vi dissi che il Signore, quando ha voluto fare un patto, l'ha fatto sempre in maniera visibile, e quindi la Santa Cena è un patto della salvezza, della croce, che ha voluto esprimere il Signore attraverso questo gesto visibile. Prima vi ho detto che il pane e il vino sono elementi che hanno solo una funzione simbolica. Siamo tutti d'accordo? Che il pane e il vino hanno solo una funzione simbolica. Il pane spezzato rappresenta il corpo di Cristo rotto in croce per il perdono dei peccati. È errato distribuire la Santa Cena e dire il corpo di Cristo. È dottrinalmente fuori luogo. Non esiste. Perché dall'altra parte ce la dicevano, no? Sta storiella. Il pane rappresenta, ci deve portare alla memoria, il corpo spezzato dalle sofferenze, dal dolore di Gesù alla croce. Il vino rappresenta il sangue di Gesù, sparso, rappresenta, non è, rappresenta il sangue di Gesù sparso per la copertura, l'espiazione, il perdono di tutti i peccati degli uomini. Ora andiamo un attimo a vedere quello che ci insegnavano quando eravamo sulla strada dell'inferno. Due erano i modi che ci portavano dall'altra parte ad accostarci a questo episodio. Uno è chiamata, è una parola un po' difficile, transustanziazione. Avete mai sentito questa parola? Mica ve la dicevano di là. Vuol dire cambia la sostanza. Il pane e il vino a un certo punto diventano corpo e sangue. Questo ce lo dicevano dall'altra parte. Se voi vi ricordate, attraverso quella funzione religiosa che si chiama messa, a un certo punto c'è una parte di questa messa che si chiama consacrazione. Questa consacrazione cosa vuol dire? Vuol dire che tutta l'assemblea si deve mettere in ginocchio, deve abbassare il capo, perché sta per avvenire una cosa incredibile. Solo il prete? No. Il prete invece che fa? Stende le mani sui doni, così li chiamano, i doni. Vedo alcuni che sorridete, mi devo preoccupare per il ricordo che avete, come dire, che bei tempi. Stende le mani sui doni e inizia
a dire una formula che è sempre la stessa. Questa formula dichiara che attraverso l'imposizione delle mani del prete il pane sta diventando corpo e il vino sta diventando sangue. Difatti, dopo la recitazione di questa formula, anche il prete si inginocchia e poi espone prima l'ostia e poi il calice. Ve la ricordate, no, la scena? Ecco. Questa cosa la Chiesa Cattolica dice transustanziazione, cioè attraverso quella preghiera, quel rito, quei simboli diventano corpo e sangue. Mantenendo però l'apparenza di pane e vino. Questa convinzione sorge, perché è giusto che io vi prenda anche il versetto dove loro si appoggiano, va bene? Sorge dall'interpretazione letterale di questi versi, Giovanni capitolo 6 verso 54. Leggiamo. Fate bene attenzione a quello che dice Giovanni. Allora, sentite di nuovo, perché adesso i fratelli hanno preso la Bibbia. Quindi la Chiesa Cattolica dice che questo verso dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, giusto? Quindi come ce la sbrogliamo da qui? Per capire un verso bisogna vedere il contesto. Non si può pigliare il verso così e lo appioppio ad un evento. In quale contesto Gesù sta dicendo questo? Guardate sulla Bibbia. Dove siamo? All'ultima cena? Come? Sì, sì, ditelo forse, ad alta voce. Che il titolo è messo dagli studiosi. Guardate sui versi. Cosa c'è? Cosa è avvenuto? Cosa è avvenuto? Una moltiplicazione, giusto? Quindi c'è un episodio, la gente ha cercato del cibo e allora Gesù sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo: voi mi cercate per le cose che periscono, ma qui c'è il pane di vita eterna, qui c'è, non c'entra niente né con l'ultima cena né con la santa cena. Gesù sta dicendo: io sono il vero cibo e la vera bevanda. Chi mangia me, non nel senso fisico, chi mangia me come esperienza di salvezza, chi realizza la mia persona, non avrà mai più fame, un po' come è successo alla samaritana. Vi ricordate che con la secchia andava e veniva da questo pozzo? Gesù a un certo punto dice: se tu conoscessi il dono di Dio, tu a lui gli chiederesti dell'acqua. Allora, interpretiamo letteralmente, quando Gesù dice alla samaritana: a me chiederesti dell'acqua, letteralmente, stando all'altro testo, che dobbiamo pensare? Che Gesù aveva le borracce indietro? Che aveva le bottiglie? Chiedi a me, io ti do l'acqua della vita, questa qui è migliore. Dobbiamo capire il contesto delle cose dove vengono dette. E poi il contesto è estremamente sballato, perché non c'entra nulla con la cena e con l'ultimo episodio. E poi, se fosse stato così, Gesù sarebbe stato molto chiaro e non avrebbe lasciato chiaramente. Quindi loro si appendono a questa cosa qua. E questa teoria è quella che ci dà la Chiesa Cattolica. Per di più, bisogna dire un'altra cosa riguardo la Chiesa Cattolica. Non so molti di voi se sanno il significato della parola messa, significato della parola culto. Culto vuol dire offerta, messa, sacrificio. Già siamo lontano. Perché messa vuol dire sacrificio? E perché viene celebrata la messa? Celebrare la messa vuol dire celebrare il sacrificio.
La Chiesa Cattolica afferma che tutte le volte che c'è la messa, tutte le volte, 5 volte al giorno, 6 volte al giorno, 7, 10, tutte le volte, dovunque c'è la messa, si rinnova il sacrificio di Gesù alla croce. Sapete questo cosa vuol dire? Bestemmia. Questa è una bestemmia. Perché è una bestemmia? Perché la Bibbia dice che Gesù è morto una volta sola per tutti i nostri peccati. E ovviamente, se io ti dico che ogni giorno Gesù muore, e chi ve lo dice ve lo può dire, dice, fate, sei sicuro? Sicurissimo. Vengo da questa, da questo mondo tenebroso. Se viene detto che ogni giorno, tutte le volte che ci si riunisce c'è questo sacrificio in atto, fratelli, è per logica che dobbiamo dire che quello di Gesù a Calvario è inutile, perché tanto ogni giorno avviene. O no? È così o no? Fratelli, se non sono stato chiaro, ditemelo. Perché vi devo spiegare queste cose, fratelli? Perché devo dirvi una cosa un po' antipatica. Però prima di dirvi questa cosa antipatica, mi dovete dire se è chiaro. È chiaro? Se avviene allora una bestemmia, giusto? Ma io come faccio da convertito a cedere ancora in certe partecipazioni? Questa è quella cosa antipatica, eh? Come faccio? Come faccio a essere ancora presente in certe situazioni? Voi per debolezza, perché il parente così, perché... Come faccio? Tra l'altro, è una delle bestemmie, forse la più grossa, perché è proprio contro il sacrificio. E l'inferno ce l'ha con tutto ciò che riguarda Dio, ce l'ha, ma con quell'opera, e quanto ce l'ha con quell'opera sulla croce? Quanto ce l'ha con quell'opera sulla croce? Perché lì è venuta la sua distruzione, lì è il suo tormento. Tutto quello che appartiene a Dio è un tormento per l'inferno, ma quell'opera sulla croce non li fa riposare proprio. E noi che c'entriamo, fratelli? Che c'entriamo? Se la scrittura dice esci da Babilonia, non tocca nulla di impuro, perché ogni tanto, per un motivo o per un altro, dobbiamo farci la facciatina? Se quel luogo lì è un luogo che possiamo definire, spero di non urtare nessuna coscienza, diabolico? Un luogo senza Dio. Sarebbe un luogo col diavolo. Senza Dio. Col diavolo. Tutto ciò che reca la bestemmia viene dall'inferno. E io non so, a volte, come insomma ci si riesca, alcuni anche a partecipare a certi atti religiosi, liturgici, a cresima, comunione, funerale, il matrimonio, non lo so, come si fa? Dice per cosa? Ho chiesto ad alcuni fratelli, anche ad alcuni pastori, che è necessario ed è urgente che si tengano dei seminari sul cattolicesimo, perché la stragrande maggioranza della popolazione evangelica non sa cos'è il cattolicesimo. Lo sa in piazza. Sapete cosa vuol dire quando dice lo sa in piazza? Lo sa così quando sanno. Ma se solo parlassimo, io vi parlo apertamente, qui c'è il fratello Filippo, sai che ho parlato così apertamente anche a Crema, perché nessuno pensi, cioè ce l'ha con noi stasera, sono stato anche così a Crema. Che nessuno, perché un seminario? Perché attraverso questo seminario sarebbe necessario far individuare alla popolazione evangelica
la volontà di bestemmiare in nome di Dio. La volontà di bestemmiare in nome di Dio. Vi faccio un esempio. Quanti di voi sono a conoscenza che uno dei dogmi nella Chiesa Cattolica è e consiste nell'infallibilità del Papa? Quanti di voi sanno di questo dogma? E come lo chiamiamo questo dogma? Bestemmia o no? Uno che si erge e dice che non può sbagliare. Non può sbagliare, questo vuol dire l'infallibilità papale. Domani quest'uomo si alza e inizia a dire non possiamo appoggiare le altre minoranze, le altre chiese, perché solo la Chiesa Cattolica è autrice di salvezza. Questo l'ha detto l'anno scorso. E noi non possiamo essere chiamati a Chiesa, secondo loro, secondo lui. Noi siamo delle comunità. La bestemmia. Io vi sto dicendo queste cose perché non vi deve venire più la voglia. La bestemmia, l'infallibilità. Gesù dice: non chiamate nessuno padre. Lui si fa chiamare Santo Padre. Questo è il titolo. Quando tu ti avvicini a questa persona devi chiamare Santo Padre. Gesù ha detto: non chiamate nessuno padre. Lui giustamente dice: vabbè, padre no, Santo Padre. Così, Gesù ha detto: padre, io sono un Santo Padre. Ma io vi sto dicendo due cose spicciole, le prime che ve ne potrei raccontare, cioè la volontà proprio di andare contro. Un'altra cosa da brivido: Maria è stata dichiarata corredentrice. Sapete cosa vuol dire corredentrice? Che la salvezza non è solo attraverso Gesù, ma anche attraverso di lei. E potremmo parlare, ecco perché ho fatto questa proposta, perché noi abbiamo fatto il seminario sull'Islam, bello, abbiamo capito tante cose, ma forse dovremmo fare anche, è arrivato anche il momento di fare un seminario sul cattolicesimo, per capire gli inganni, per capire i traviamenti, per capire quello che c'è sotto, per... Gesù ha detto: io me ne vado e vi lascio. Lui vi guiderà in tutte le mie vie. Il Papa ha detto che lui è il rappresentante di Dio sulla terra. Con il titolo, sapete il titolo quant'è? Come si chiama? Come? Vicario, però c'è un titolo un po' più teologico a livello cattolico. Come? Bravo! Lui si è dichiarato, sentite bene, il termine è questo: pontefice massimo, cioè il massimo ponte tra l'uomo e Dio. Pontefice, ma avete mai sentito questo termine? Pontefice massimo? Questo vuol dire il massimo ponte che c'è tra noi e Dio. E Paolo ha scritto a Timoteo: non c'è nessun intercessore tra l'uomo e Dio se non Cristo Gesù. E io devo andare in questi luoghi e poi mi devo pure sentire di siamo tutti uguali. Ma a chi? A partire dal vestito, noi ci vestiamo colorati e voi siete neri. Se, proprio la prima cosa, proprio. E poi i nostri locali sono così illuminati e lì è sempre scuro, insomma. E poi. Fratelli, quante cose non siamo. Quindi la bestemmia. Voi fate la comunione, non ci pensiamo proprio. Noi abbiamo comunione con il Signore. Queste dottrine non possono essere accolte, non sono accolte dalla Scrittura, minimamente. Accettare che ogni volta che viene celebrata la Santa Cena si rinnova il sacrificio di Gesù significa rinnegare la gloriosa verità secondo cui Cristo è morto una volta sola per i peccati del mondo. E quell'unico sacrificio è tanto grande, gradito a Dio, da essere sufficiente senza ripetizione. Perché quello che Lui ha fatto sulla croce basta per la nostra salvezza. E basterà per i nostri figli, i nostri nipoti e tutti quelli che verranno. Pure se Gesù dovesse venire fra 3.000 anni, quel sacrificio sarà ancora vivente, continuo, essenziale per chi si vuole avvicinare a Dio.
unico nel suo genere, straordinario. Gesù ha detto tutto è compiuto, basta, è tutto a posto. E poi, vabbè, leggiamo questi versi, dai, Ebrei 7, da 26 a 28. Quale non ha ogni giorno, avete sentito? Ogni giorno bisogno. Tutte le volte che facciamo la messa, Gesù muore qui, non ha bisogno. Vai, a posto. Prima Pietro 3, 18. Bene, Gesù ha sofferto una volta per i nostri peccati, una volta. Noi possiamo certamente ancora oggi contristare per il peccato lo Spirito Santo. Gesù ha sofferto una volta per i nostri peccati, una volta. La presenza fisica di Gesù nei simboli è biblicamente insostenibile. Perché è biblicamente insostenibile? Perché è asceso al cielo e ritornerà fisicamente soltanto nella sua seconda venuta per rapire noi. Voi non ci venite? Amen. Ah, vabbè. Voi non ci venite, avete detto amen. E allora vado, io vado. Scherzo, fratelli. La presenza spirituale di Cristo non è rinnegata se si considerano il pane e il vino come simboli. Difatti lui stesso ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Non ha detto quando ci si riunisce con il pane e con il vino, io mi metto nel pane e nel vino. No. Gesù è presente durante la Santa Cena, ma è presente pure mo. Pure adesso è presente, sennò che ci siamo a fare, fratelli, qua? Terzo punto è che la Santa Cena, questo è meraviglioso questo concetto e vorrei che lo assimilaste anche questo, è la comunione con il corpo di Cristo. E qui la cosa è molto delicata. Ma come? Abbiamo detto che non è il corpo di Cristo, è la comunione con il corpo di Cristo. La Santa Cena, noi non celebriamo solo la sua morte, la sua risurrezione e la sua imminente venuta, ma celebriamo anche la nostra comunione. Perché Gesù non ha detto fai questo in memoria di me, ma fate. Ha parlato a plurale, quindi l'ha detto alla Chiesa. Non ha detto fai per conto tuo, da solo a casa, ti guardi allo specchio, prendi il pane, volevo... Fate questo in memoria di me. Due sono i modi di considerare il corpo di Cristo: il corpo di Gesù Cristo morto in croce e il corpo spirituale di Cristo oggi, cioè la Chiesa. E non è un caso che la cena del Signore si celebri con la Chiesa riunita, né che si mangi uno stesso pane, né che si beva da uno stesso calice. Dobbiamo mangiare dallo stesso pane, dobbiamo bere dallo stesso calice. Alleluia. Senza timori e senza paura. I virus il Signore l'ha portati alla croce, le malattie, l'igiene, tutto, li ha portati tutti alla croce. Non vi preoccupate, fratelli, stiamo sereni, perché quello che noi celebriamo è la vittoria sulla morte, sul peccato e sulle malattie. E non dobbiamo avere alcuna paura, anzi, stiamo attenti a non lasciarci soggiogare da una paura che ci potrebbe anche indurre a peccare contro il Signore.
Essa parla di comunione col corpo di Cristo, quindi anche la comunione con i credenti. Prima Corinzi 10, versetto 16 e 17. Più chiaro di così? Partecipiamo tutti a quell'unico pane. È importante che la simbologia e il modo in cui ci è stata trasmessa la cena di Cristo, un solo pane, un solo calice, tra virgolette, ci obbligano i credenti a condividere nel vero senso della parola questo momento, stringendoli in una comunione visibile. C'è un'espressione popolare che dice: si conosce una persona quando si mangia insieme. Il prendere lo stesso pane e bere dallo stesso calice è una dimostrazione che vi è comunione tra tutti i membri del corpo. Fratelli, se fatta diversamente non è biblica e non so quanto può essere chiamata Santa Cena. Bicchierini, cose, queste cose. A cosa serve, fratello? A cosa serve? Proprio si snatura il senso, proprio perde il significato. A cosa serve? Alcuni hanno sostituito l'uso del calice con i bicchierini, dicono per motivi di ordine pratico, dicono, o igienico. Quest'usanza fa perdere senso alla simbologia del calice, figura di un unico sangue versato per tutti. Gesù, specificano i Vangeli, diede un calice solo a tutti i discepoli, anche se ragionevolmente tutti avrebbero potuto avere il proprio. Nella celebrazione della Pasqua il calice del vino di ricordanza era solo uno che girava fra tutti, vi ricordate? L'abbiamo spiegato la volta scorsa. La simbologia è chiara. Cosa vuol dire? Tutti attingono, questo è meraviglioso, alla stessa salvezza. Siamo stati salvati alla stessa maniera. E tutti noi condividiamo nell'unità il ricordo della morte espiatoria. In questo memoriale poi è richiesta la maggiore fedeltà possibile al modello lasciato. Il timore di contagiare o essere contagiati da qualcosa di negativo bevendo dallo stesso calice denota in primo luogo di non considerare più di ogni altra cosa il senso di ciò che si sta celebrando. E in secondo luogo c'è un'assoluta mancanza di fede nei confronti di quel Signore che ha ordinato tale pratica in questo modo. E poi il fatto che noi celebriamo la Santa Cena è la garanzia dell'autenticità del nuovo patto. Quasi finito, fratelli. Com'è autentico e tangibile il gesto di prendere gli elementi del pane e del vino, così è reale ed efficace l'opera di Cristo nella vita del credente. Tu lo sai, anche se tu ti senti magari stasera un po' così, tu lo sai che il Signore sta portando avanti l'opera sua nella tua vita. Guarda che non si è fermata. Tu pensi che si è fermato, invece sta andando avanti. Il Signore è fedele, Lui ha detto che l'avrebbe iniziata e l'avrebbe portata a compimento. E quindi Lui sta portando avanti questa meravigliosa opera nella tua vita. Non ti lasciare scoraggiare. Fin quando il segno di testimonianza del nuovo patto ci sarà, la Chiesa avrà la garanzia che le promesse di Cristo saranno stabili. Un giorno non si farà più la Santa Cena, quando Gesù ritornerà, e allora potremo cenare insieme al nostro Signore in cielo. Aspettiamo questo momento, no? E infine la Santa Cena è anche un annuncio. È un annuncio, dà un messaggio la Santa Cena. Non solo ci fa ricordare, ci tiene in comunione, ci garantisce che il Signore sta portando avanti l'opera sua, ma ci dà pure un annuncio. Ha un significato evangelistico, in quanto è un evento pubblico. Le persone che vengono per le prime volte nell'adunanza e vedono chiederanno: cos'è? Di che si tratta?
perché fate così? Con i simboli del pane e del vino si dichiara che Gesù ha sofferto nel corpo e ha dato la sua vita in sacrificio per i peccatori. Inoltre, il fatto che questa istituzione ha un termine stabilito, il ritorno del Signore, lo rende un annuncio che Gesù sta per ritornare. E concludiamo con una notizia che non so se avete letto sui giornali. C'è qualcuno che l'ha già presa questa notizia. A scuola biblica, a Crema, a San Giuliano. Quindi qualcuno è la quarta volta che la dico questa, per qualcuno. Ma io non so se voi lo seguite i giornali, i telegiornali ogni tanto. Ma c'è stato un evento incredibile che è stato annunciato. In settimana il Vaticano ha chiesto, fate bene attenzione, a tutti i governi, e la voce del Vaticano è una voce autorevole a livello planetario, cioè voglio dire, non è che l'ha chiesta la Repubblica di San Marino questa cosa, o Malta, dice, vabbè, l'ha chiesto il Vaticano. Ha chiesto, che è necessario, ha detto, che si formi prima possibile un'autorità mondiale, un governo mondiale, una banca centrale mondiale, una moneta mondiale. Sapete questo cosa vuol dire? Sì o no? Cosa vuol dire? Che tra poco ce ne andiamo a casa, ma non alla fine del culto. Questo significa che non è mai stato detto così chiaramente, per noi che conosciamo la scrittura e gli eventi come devono andare, significa che si sono aperte delle porte per far accedere all'anticristo, perché lui sarà l'autorità mondiale. Fratelli, questo è straordinario. Perché quando noi diciamo Gesù ritorna, noi non scherziamo, noi non lo diciamo perché appartiene a una dottrina. E vi voglio dire ancora qualche altra cosa un po' più forte rispetto a questa cosa che ha detto il Vaticano, che poi è l'unica cosa buona che ha detto in tanti anni di esistenza, una cosa buona l'ha detto. Vi voglio dire un'altra cosa, l'anticristo quando si manifesterà, la Chiesa non ci sarà più. Quindi, lui ha chiesto questo, noi ce ne dovremmo andare prima che arriva. Non so se mi seguite. Noi ce ne dovremmo andare prima che quest'uomo si manifesti, perché questo uomo, la massima espressione dell'empietà, può prendere posizione solo quando la Chiesa non c'è più, perché la presenza della Chiesa è come dire la presenza dello Spirito Santo sulla terra. È la stessa cosa, perché lo Spirito Santo vive nella Chiesa. Lo sapete che vive nella Chiesa? Quindi fino a che c'è lo Spirito Santo sulla terra, questo qui non si può muovere, è legato. Siccome lo Spirito Santo parteciperà al rapimento, con la Chiesa sarà preso e salirà sopra, pensate che meraviglia, saliremo con lo Spirito Santo a incontrare il Signore. Mamma mia, sarà proprio una cosa bellissima. Allora si manifesterà questo anticristo. Intanto è stato dato l'annuncio. C'è bisogno. Tutti i governi sono in crisi, nessuno riesce a venirne fuori dalla crisi, vedete, state notando? Il mondo è sotto sopra e logicamente è giusto, logicamente chiaramente, che a un certo punto qualcuno dica, sentite, pareggiamo tutto, facciamo che uno insomma sia al di sopra di tutti, e che è ovvio questo. E pensate, leggevo anche i commenti di come hanno appreso la notizia, il pensiero del Vaticano, pure favorevoli, l'Italia in testa, ovviamente noi siamo sempre quelli più, l'Italia subito è giusto, non sanno chiaramente cosa aspettano, tutto va sotto la guida dello Spirito Santo, non nel senso di unzione, ma nel senso che il Signore lascia scorrere le cose come sono state definite fin da principio. Quindi questo avverrà. E avverrà fra non molto, lo diciamo sempre, il Signore sta per tornare
e questo evento ci deve rallegrare. Noi ci siamo rallegrati, ho mandato subito una serie di messaggi anche ai fratelli pastori. Fratelli, quello che ci resta da fare è cercare il Signore, santificarci, guardare al Signore. Permettetemi di dire una cosa, che tanto voi siete testimoni di quello che questo l'ho sempre detto. Fratelli, non manchiamo dalla Chiesa. La Chiesa, poi non mi chiedete come mai il Signore ha stabilito così, chiedetelo a Lui nei cieli. È il mezzo di perfezione dei credenti. Dio ha dato per il perfezionamento dei santi. Non mi chiedete come mai, perché neppure io ci saprei capire come mai Dio a un certo punto dice perché. Una risposta ce la possiamo dare. Certo, perché nella Chiesa c'è lo Spirito Santo che perfeziona, ma poi per il resto non so dire. Però non c'è altro luogo, non c'è altra risorsa, non c'è altro popolo, non c'è altra cultura, non c'è altro che ci possa tenere al sicuro e farci crescere nelle vie del Signore, aspettando serenamente il ritorno del Signore. Mentre espletiamo il mandato, l'evangelizzazione di tutti i popoli, dobbiamo annunciarlo. L'ho detto a San Giuliano e lo dico anche qui. Parliamo nelle nostre famiglie, ditelo alle vostre famiglie questo annuncio. Siate chiari anche ai fratelli inconvertiti. Ci sono lui i fratelli inconvertiti, può darsi, non so come è venuto. Ai parenti inconvertiti, ditelo. Parlatene, fratelli, ditelo, dite, cioè rendete partecipi, dite. Io ho reso partecipi i miei figli, ieri parlavo con mio figlio Gabriele, gli ho spiegato, perché lui poi giustamente con la sua mente non riusciva a capire, no? Dice, ma che cosa vuol dire che il Vaticano ha detto? Ma allora il Vaticano allora è buono, faceva, perché si è detto questo. No, non è buono, è l'unica cosa buona che ha detto, che è diverso. E gli ho spiegato un po' la cosa, è un po' difficile per lui, però parliamone, perché queste cose suscitano poi magari il desiderio di avvicinarci o di avvicinarsi al Signore, perché poi alla fine dobbiamo avere i fianchi cinti, fratelli, perché i fianchi cinti testimoniano della nostra prontezza. Poco manca e verremo chiamati. Amen. Tutto qui. Prima Corinzi 11, 27 e 31. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore degnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo di Cristo. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ora, fratelli, stiamo parlando di, diciamo così, di un argomento abbastanza delicato che non potremmo trattare se non avessimo trattato anche gli altri due, vi ricordate, no? In linea generale quello che si è detto negli altri due studi sulla cena del Signore. Chiaramente non è trascurabile questa parte così solenne, c'è un tono solenne, se avete notato, da parte dell'Apostolo Paolo riguardo a questa negativa eventualità. Non a caso infatti vengono impegnati 4-5 versi per spiegare intorno all'eventuale indegnità. C'è sicuramente una spiegazione che parla di come, della forma, ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, e per questi versi vengono spesi 4 versi, 5 versi invece vengono spesi per parlare dell'indegnità. Quindi ha la sua importanza, noi dobbiamo seguire la forma che ci è stata lasciata da Gesù nel Nuovo Testamento, questa la dobbiamo seguire. Gesù ha detto fate questo, indicando quindi anche la forma, fate questo. Però sembra che ci sia un problema relativo alla Chiesa di Corinto, ma noi sappiamo che
la scrittura è per noi, non ci sono pagine che possiamo pensare che siano per altri o soltanto collocabili in una determinata sfera ecclesiastica e storica, nella maniera più assoluta. Questa è una regola, una regolamentazione per la Chiesa del Signore, tant'è vero che viene messo in un contesto dove si parla dell'ordine del culto. Se andate a leggere il paragrafo prima, c'è il ruolo dell'uomo e della donna nell'assemblea. Se leggete il paragrafo dopo, trovate la manifestazione dei doni. Quindi vedete che qui c'è un ammaestramento intorno a quello che è la Chiesa, intorno a quello che deve vivere la Chiesa, intorno a come si deve comportare la Chiesa riguardo a queste parti vitali della confessione nostra di fede, quindi della Chiesa del Signore. Io credo che tutti quanti abbiamo notato un particolare inquietante, e il particolare inquietante che viene letto qui dentro, è, che viene letto in questi versi, è questo: perciò fra voi ci sono molti malati e parecchi muoiono. Dobbiamo dire che è un particolare abbastanza inquietante. Sicuramente non possiamo non tremare di fronte a questa affermazione. Però vogliamo capire anche il senso di questa espressione così forte, che poi è, questa espressione così forte è collegata a dei fatti sicuramente, perché Paolo li sta notando. Fra voi ci sono molti ammalati, fra voi parecchi muoiono. Quindi c'è un dato non simbolico, c'è un dato di fatto, qualcosa sarà avvenuto in questa comunità. E quindi vederlo anche ai nostri giorni, il significato importante di questa affermazione. Comunque, quello che abbiamo letto è rappresentato dal fatto che Paolo sta mettendo in guardia la Chiesa di Corinto dall'accostarsi alla cena del Signore indegnamente. E quindi lui spiega addirittura come alcune infermità e addirittura morti possono essere conseguenza di questa profanazione. Fratelli, noi dobbiamo comunque ammettere qualcosa che non forse questo concetto non lo possiamo comprendere profondamente, però sicuramente non possiamo non ammettere che noi abbiamo a che fare con le cose sante di Dio. Non possiamo non ammettere che noi siamo il popolo di Dio. Non possiamo non ammettere che Dio è in mezzo al suo popolo e che quindi noi ci muoviamo nel Signore, facciamo nel Signore, viviamo nel Signore, testimoniamo nel Signore, predichiamo nel Signore, preghiamo nel Signore, ci comportiamo nel Signore, le relazioni tra di noi sono nel Signore. E quindi tutto questo è comunque, diciamo così, registrato rispetto a quella che è la santità di Dio. Noi ci muoviamo con la consapevolezza che in mezzo a noi c'è un Dio che è tre volte santo, che è altissimamente santo, e che noi indegnamente siamo il suo popolo, e che noi indegnamente siamo stati scelti. Ovviamente non è una questione di meriti, perché non ce ne abbiamo, è tutta grazia, ma non perché è tutta grazia noi insomma possiamo concederci delle licenze dal punto di vista spirituale e quindi concederci la libertà di non capire neppure il valore dell'opera di Gesù sulla croce. Tutti gli uomini, dice la Bibbia, sono indegni di accostarsi a Dio.
Siamo tutti d'accordo? Tutti gli uomini. E nessuno, non esiste un uomo sulla terra che si può accostare a Dio per mezzo delle sue opere. Non c'è opera che può farti essere, fuori dalla grazia ovviamente, che può farti essere gradito a Dio. Solo la sua grazia è in grado di farci entrare nella sua presenza e di fare sì che noi abbiamo comunione con Dio, la sua grazia. Fuori dalla grazia è tutto impossibile. Tutto impossibile. È impossibile che fuori dalla grazia si possa avere comunione con Dio. È impossibile. Matematicamente impossibile. È impossibile che fuori dalla grazia si possa stare in comunione con Dio. Possibile. Perché se ammettiamo che fuori dalla grazia si può stare in comunione con Dio, vuol dire che la grazia per quel tale non c'è bisogno, perché è per merito che sta davanti a Dio. Mi seguite, fratelli? Quindi il concetto della grazia è il concetto che ha risolto la nostra vita. Fuori dalla grazia non può esistere la presenza di Dio come benefattore, come salvatore nella nostra vita. Non può esistere, non c'è. C'è Dio come creatore, Dio come giudice, c'è Dio come tale, ma non come salvatore. Se voi andate a leggere in Esodo a capitolo 24, non lo prendiamo, ma è un episodio che mi sta avvenendo adesso nella mente. Voi notate che Dio a un certo punto parla a Mosè, ad Aronne, a Nadab, ad Abiù e a 70 anziani e dice: salite sul monte che devo parlarvi, deve stabilire che il popolo di Israele è il popolo consacrato. Lì viene stabilito che Israele è il suo popolo consacrato. Però a un certo punto a Mosè dice: Mosè, solo tu puoi venire qua, gli altri devono adorare da lontano. È tremenda questa frase. Ma Mosè non è che per opere può andare. Perché Mosè può andare? È perché Mosè è l'intercessore del momento. Dice l'Epistola agli Ebrei, è il servo, l'intercessore, che è colui che intercede come servo. Ecco perché Dio lo chiama, dice: Mosè, vieni. Ma gli altri adoreranno da lontano. Poi cosa succede? Che tutti ubbidiscono, Mosè spiega ad Aronne, a Nadab, al popolo, dice: non potete salire, l'ha detto Dio, e tutti quanti: vabbè, siamo d'accordo, facciamo come dici tu, non c'è problema, noi ubbidiremo la tua voce. E così poi finisce una giornata e ne inizia un'altra, che Mosè costruisce un altare ai piedi del monte, che su questo bel altare fatto, rappresentato dalle 12 tribù di Israele, quindi da tutto il popolo, vengono offerti dei sacrifici. E quindi dice che Mosè prende metà del sangue dei sacrifici e lo versa su quest'altare. Quindi voi iniziate a immaginare il monte dove Dio aveva detto nessuno può salire, solo Mosè. L'altare da questa parte e il popolo da questa parte. E sull'altare c'è Mosè che versa questo sangue. Mentre versa questo sangue, immaginate un po', con un po' di fantasia, no? Questo sangue che inizia a scorrere, bagna le pietre sulle quali c'è scritto il nome di ogni tribù. Mosè non so se si rende conto o non si rende conto che sta per avvenire un miracolo, non lo so, poi glielo possiamo chiedere quando lo incontreremo. Però versa questo sangue, l'altro lo versa in catini, prende il libro del patto, lo legge in presenza del popolo e poi con il sangue che è nei catini asperge il popolo, gli anziani, Nadab, Abiù, Aron, vengono aspersi, cioè vengono toccati dal sangue. In precedenza Dio aveva detto a questi nostri fratelli,
da lontano dovete stare. Che succede? Succede che poi salgono sul monte. Però mentre salgono, questi non si rendono conto, ma superano il confine che Dio aveva messo il giorno prima da lontano. Mentre camminano sulla montagna, si guardano a terra e vedono un pavimento come se stessero in cielo. Si ritrovano davanti a Dio, Dio aveva detto da lontano, si ritrovano davanti a Dio e dice Esodo, capitolo 24, Dio non stese la mano su di loro. Dio ha cambiato idea, avete visto? Che cosa l'ha fatto cambiare idea? Che cosa? No, non hanno avuto fede. Il sangue! Il sangue l'ha fatto cambiare idea. Il sangue ha rotto la separazione. Mosè ha bagnato di sangue il sacrificio. Gesù, l'opera di Gesù ci ha avvicinato a Dio. Senza Gesù io e te potevamo girare quanto volevamo sulla terra, non l'avremmo mai trovato Dio, perché Gesù, l'opera meravigliosa di Dio che ci ha riconciliato a Dio, quindi è una questione di grazia, e la cena del Signore parla di questa grazia. Ecco perché non è possibile la superficialità, non è possibile che si vada per meccanismo religioso perché si deve andare. Ecco perché non è possibile, perché la cena ci dice che io e te siamo stati avvicinati a Dio non per merito ma per grazia. E Dio non stese la mano su di loro, ha cambiato idea, pure Dio ha visto, ha cambiato idea, ma Dio, solo uno poteva farlo cambiare idea: il sacrificio, il sacrificio di Gesù. Dice che non solo questi camminarono su questo pavimento pari, dice il libro dell'Esodo, pari, il colore del pavimento era pari al cielo stesso, erano in cielo, ma quale monte, erano in cielo, fratello. Ma mangiarono e bevvero pure, non solo dovevano stare da lontano, camminarono e mangiarono e bevvero in presenza di Dio. A me mi assomiglia molto alla cena del Signore. Non solo noi, la grazia ci ha messo in grado di entrare nella presenza di Dio senza il timore del giudizio, ma ci dà pure la possibilità di ricordare, mangiare e bere, ricordare che questa libera entrata nella presenza di Dio ci è venuta per grazia. Cosa ha affermato Dio? L'altare bagnato di sangue. E l'opera a Calvario è un altare bagnato di sangue, è un sangue che scorre, e che scorre, quello lì di Esodo 24, scorreva su tutte le pietre, tutte le tribù di Israele, no, tutte e 12, immaginate, ognuno reca il suo nome, e questo sangue che inizia a coprire i nomi delle tribù e copre pure le malefatte delle tribù. Da che Dio dal monte le pietre le vede, ma le vede bagnate di sangue, le vede purificate, perché dice la Bibbia che il sangue di Gesù ci ha purificato da tutti i nostri peccati. Hai capito perché tu riesci con libertà a venire nella presenza di Dio? No, io non sento niente, io non vado perché non sento niente. Il problema è tuo. È ancora bagnato di sangue il tuo altare, la tua pietra. Perché un credente nato di nuovo, scusatemi diciamo così, il termine forte, un credente nato di nuovo, anche in uno sgabuzzino, realizza le più grandi ricchezze della grazia di Dio. E riesce sempre a prendersi la sua parte, perché è il suo cuore che è collegato con le cose celesti di Dio, con le cose che Dio stesso ha dato. Quindi siamo tutti indegni di accostarci a Dio in base alle nostre opere, siamo tutti indegni di accostarci a Dio in base alle nostre azioni,
Siamo tutti indegni di accostarci a Dio in base ai nostri sentimenti. Se facciamo un'analisi delle nostre opere, dei nostri sentimenti e delle nostre azioni, ci sentiamo indegni, fratelli. Stasera insieme con il fratello Filippo eravamo ad una lezione di ebraico. E stasera si veniva spiegato il nome di Dio. Fratelli, non immaginate quanta indegnità ho provato quando veniva spiegato il rispetto che il popolo di Israele aveva per il nome di Dio. A me veniva in mente tutte le scene di tutte le nostre leggerezze quando usiamo il nome di Dio che non c'entra. Ci laviamo la bocca con questo nome, ma il Signore, Signore, Signore. E diceva l'insegnante di ebraico, diceva, questo nome, né io né tu, possiamo pronunciarlo, perché io e te siamo polvere, lui è Dio. E spiegava la storia, vabbè, poi qualche volta possiamo farlo all'interno di uno studio, ma molto più avanti, del nome di Dio. Noi abbiamo, è vero che la grazia ci ha aperto le porte, no? Ma siamo sempre in un luogo santo. Non è questo locale, è la grazia stessa il luogo santo. Abbiamo sempre a che fare con le cose eterne che non passeranno. Il nostro rapporto con Dio è un rapporto, è una cosa eterna, eccezionale. E mi sentivo così indegno, così colpa, che a un certo punto dicevo, Signore, a volte pensiamo di aver compreso e poi tu a un certo punto dici, guarda, nulla hai compreso di tutto quello che tu pensi di aver compreso, perché di fronte a Dio non potremo mai arrivare a una misura di ho capito le cose di Dio. Vabbè, questa è una breve parentesi. Paolo dice che chi non discerne il corpo del Signore si accosta indegnamente alla sua cena. Quindi non è una questione, fate bene attenzione fratelli a quello che vi dico, perché questo concetto è molto delicato e rischia di essere confuso. Non è una questione di indegnità nel senso di colpe. Il peccato è di non discernere. Chi non discerne, chi non capisce, chi non comprende quello che sta facendo, rischia di fare qualcosa di non gradito a Dio. Quindi la cosa che noi dobbiamo comprendere è quello che noi viviamo, quello che noi facciamo, quando facciamo la cena del Signore, che non è che noi la facciamo, e cos'è la cena del Signore? Il pane, il vino, e ci ricordiamo. No, c'è molto di più, c'è molto di più. È un evento così intanto che ha cambiato la nostra vita, e quell'evento stesso ci ricorda che la nostra vita è cambiata. Quell'evento stesso ci ricorda che c'è stato qualcuno che ha pagato per me e per te. Chi gliel'ha fatto fare? Non lo so, ma l'ha fatto. Ci ha conquistati, ci ha acquistati. Fratelli, noi non siamo più nostri. Ti è mai capitato di dire la vita io me la voglio godere perché mi appartiene, sì o no? Non ti appartiene. Se sei stato salvato, non ti appartiene più la vita. Ma non è che l'hai persa, l'hai acquistata. Perché la tua vita è Cristo stesso. È Dio stesso la tua vita. Non ci può essere un senso, questo è chiaramente visto alla luce del libro dell'Esodo. Non ci può essere una salvezza senza che dal cuore parta un sentimento di gratitudine e di servizio. Non ci può essere, non ci può essere. Dio non ti ha salvato perché così. Il senso della salvezza di Dio, della liberazione di Dio, è chiaramente dettato nel libro dell'Esodo. Vi ricordate cosa dice Dio quando libera il popolo di Israele? Cosa dice?
ti ho liberato perché non mi piacevi che soffrivi, e quindi volevo fare un dispetto a Faraone, l'abbiamo fatto, quindi ti ho liberato, adesso vedi, no, no, è chiaramente espresso nelle parole di Mosè. Faraone, noi ce ne dobbiamo andare dall'Egitto, vi ricordate? Non proprio così napoletano, l'ha detto, ma una specie, ce ne dobbiamo andare, e ce ne dobbiamo andare perché dobbiamo servire Dio. La liberazione implica, la liberazione, la salvezza implica necessariamente, fratelli, che la nostra vita si metta al servizio di Dio. Non ci può essere una salvezza fine a se stessa. Ditemi voi, quale sarebbe il senso di una salvezza che una volta realizzato il perdono dei peccati e quindi che il tuo nome è scritto nel libro della vita, che tu ti metti così ad aspettare? Qual è il senso? Non avrebbe senso. E allora Paolo dice che noi non siamo stati salvati, quando siamo stati salvati affinché non viviamo più per stessi, ma per, non più per noi stessi, ma per per, e no, dice in un'altra maniera, per colui che è morto e che è risuscitato. È significativo, fratelli, che è morto e che è risuscitato, perché la morte indica la nostra salvezza, ma la risurrezione indica la nostra testimonianza. Lui è risorto, è vivo, e noi lo vogliamo servire, lo vogliamo seguire. Quindi questo è l'episodio della salvezza. E quindi, in base alle sue stesse parole, vogliamo considerare la parola discernimento, non discerne il corpo del Signore, sotto tre aspetti. Il primo punto: non discernere il corpo del Signore nei simboli del pane e del vino, cioè non comprendere il significato figurato degli elementi, il fatto che rappresentino la sofferenza fisica di Cristo conclusa con la morte del corpo come prezzo di riscatto. Non discernere questo, si tratta di un avvicinarsi alla cena in modo superficiale, senza porre mente a quello che uno sta facendo, senza dare neppure valore all'evento che stiamo vivendo. Quei momenti, la cena, dovrebbero portarci con ogni pensiero al Calvario, al Calvario, e vedere nel pane il corpo di Gesù che è stato dato in croce, nel vino il sangue che Lui ha versato al posto nostro. Noi questo dobbiamo, non ho detto che il pane è il corpo e il vino è il sangue, non ho detto questo, ma ho detto un'altra cosa importante: il simbolo, il senso figurato. E quindi la nostra mente dovrebbe andare al ricordo di questa salvezza sofferta da parte di Gesù, gli è costato parecchio, ma che comunque Lui ha voluto che io e te acquistassimo per grazia, ma che l'avessimo questa salvezza. È tutta un'altra cosa, la cena così, fratelli. Il secondo punto è non discernere il corpo del Signore dato come prezzo di riscatto per la salvezza personale. Fratelli, voi sapete che soltanto i credenti nati di nuovo si possono accostare alla cena del Signore? Quanti di voi pensate che chiunque si può accostare alla cena del Signore? Solo i nati di nuovo, perché dato che ricorda quell'opera, chi meglio di un nato di nuovo può sapere quello che Gesù ha fatto? Chi meglio? Solo i credenti nati di nuovo, che hanno fatto professione di fede secondo il comandamento di Gesù, il battesimo da adulti, possono apertamente dire al mondo di sperimentare gli effetti della salvezza.
procurata da Cristo e vivere una vita cristiana secondo i principi della parola di Dio. Fratelli, la nuova nascita è un miracolo che si vede. La nuova nascita è un miracolo che si vede. Quando nasce un bambino si vede? O no? E quando uno nasce di nuovo si vede lo stesso. Stiamo entrando in un periodo molto difficile, fratelli. Qual è questo periodo difficile? Il periodo è questo. Alcuni sostengono che noi non possiamo sapere quando uno è nato di nuovo. Alcuni sostengono noi non possiamo sapere quando uno è nato di nuovo. E quindi questi qualcuni dicono noi qui non possiamo giudicare, giusto? Noi non possiamo giudicare. Ma noi non possiamo pensare che uno che nasce di nuovo nasca nel segreto. Nel senso che l'opera che Gesù compie è così invisibile che se se ne accorge il mondo, quanto più la Chiesa, o no? Il mondo non se ne è accorto quando siamo nati di nuovo, vi ricordate? Non ti capisco più, pure tu sei così, come sei diverso? Ve l'hanno detto? Non ve lo dicono ancora oggi, fratelli? Non ve lo dicono alcuni, ma tu sei diverso, non ve lo dicono? E loro non ve lo sanno neppure spiegare, quindi vuol dire che quando uno è nato di nuovo si vede. E come lo dissero anche ad Antiochia, questi li dobbiamo chiamare cristiani perché assomigliano troppo a quel Gesù che si è detto Cristo, questo li dobbiamo chiamare cristiani. E così furono chiamati cristiani. Eppure non avevano una tabella fuori alla chiesa, penso che le tabelle siano venute un poco dopo, le insegne chiesa cristiana evangelica. Ad Antiochia non ci avevano nulla, forse si radunavano in casa, forse qualcuno ci aveva una stanza un po' più larga, non lo so, non posso sapere ad Antiochia cosa c'era, ma sicuramente non c'era un cartello, un pezzo di marmo, qualcosa che diceva che erano cristiani. Li videro e li chiamarono cristiani, perché quando siamo nati di nuovo si vede. Si vede. Alleluia. Si vede. È un miracolo straordinario. Parlando con questa persona che mi diceva, un uomo di chiesa, mi diceva: ma tu non puoi dire che possiamo riconoscere quando uno è nato di nuovo. A me mi impressionava un po' mentre lui ragionava. Dice: come fai tu a dire che quello è nato di nuovo? E allora gli ho fatto una domanda spontanea. Ho detto: ma tu sei nato di nuovo? Quasi offeso. Sì. E te ne sei accorto che sei nato di nuovo? Sì. E allora? Se te ne sei accorto tu che sei nato di nuovo, perché gli altri non se ne dovrebbero accorgere quando nascono di nuovo? Noi stiamo entrando, fratelli, in un momento che non so come chiamarlo, relativismo dottrinale, dove tutti non possono parlare, non possiamo dire, non si può dire niente. E allora noi non diciamo niente, però la parola parla. E se parla la parola, nessuno la può mettere a tacere la parola. E la parola dice che quando uno nasce di nuovo è vivo, si vede, egli è in Cristo. È una nuova creatura. Quindi si vede allora. Perché uno che è nato di nuovo è una nuova creatura? Perché vuol dire che prima era vecchio. E quindi come fa uno a nascere di nuovo a non capirsi che è nato di nuovo? Se una cosa è il vecchio e una cosa è il nuovo. Se tutto il vecchio è passato, ecco, sono diventate nuove. Si deve vedere o no, fratelli? La cena del Signore per i nati di nuovo, per coloro che hanno fatto patto in acqua da adulto,
e che vivono una vita cristiana secondo i principi della parola di Dio. Questi solo possono discernere in senso spirituale il valore della morte espiatoria di Cristo. Solo loro possono capirlo. Loro sanno il valore della morte di Gesù. E quindi sono esclusi, e la storia della Chiesa lo conferma, i bambini, i neonati, i quali non possono credere e quindi non si possono battezzare. E anche tutti quelli che non hanno dato prova certa al mondo della loro salvezza. Nello stesso tempo, i credenti dimostrano di apprezzare l'opera della croce quando, proprio accostandosi con la memoria e con dei gesti visibili ai simboli della sua morte, hanno davanti a Dio i loro peccati e li confessano a Dio. Il mettere a posto il proprio cuore davanti al Signore, il chiedere perdono dei propri errori è testimonianza di tenere in massima considerazione la salvezza per grazia. Non dobbiamo vergognarci, fratelli, di andare a Dio e raccontare i nostri peccati. Perché ci dovremmo vergognare davanti a Dio? Imbarazzo dobbiamo averlo. Io sono tanto imbarazzato davanti a Dio. Sarebbe un guaio non esserlo, però nello stesso tempo con Lui c'è garanzia di liberazione. Noi andiamo a Lui con la certezza che per mezzo del sacrificio di Gesù i peccati ci sono perdonati. Chiaramente, se quei peccati sono spinti dal dolore, dal pentimento, dalla sofferenza per quello che si è commessi o per quello che si è infranti, ecco, nella parola di Dio. Terzo punto, non discernere il corpo del Signore rappresentato dai fratelli. E qui, fratelli, andiamo un po' in crisi tutti quanti, perché la cena del Signore è la cena di tutti i fratelli, anche è la cena. E quindi indica una comunione tra tutti i fratelli, ovviamente dico anche le sorelle, quando dico i fratelli, è una comunione di tutto il corpo. Dovremmo viverlo al meglio questo prezioso momento. La cena del Signore infatti si prende insieme ai membri di chiesa, ai fratelli, in un atto di condivisione dello stesso pane e dello stesso calice. Tutto richiama il senso di unità e comunione dei credenti. In 1 Corinzi 10 Paolo infatti spiega che la Chiesa è un corpo unico. Non essere in comunione con la Chiesa significa non discernere il corpo di Cristo. Perché? Perché il corpo di Cristo non è diviso. E noi dobbiamo sforzarci di vivere in comunione con tutta la Chiesa. Io non sto parlando in pace, sto dicendo in comunione. Sono due cose diverse, fratelli. E vivere in pace significa non avere niente con nessuno, sia da una parte che dall'altra. Quando la Scrittura dice, per quanto dipende da voi, siate in pace. Ma la comunione non è vivere in pace. La comunione è condivisione. Condivisione della stessa esperienza, condivisione della stessa comunione con il Signore. Noi sappiamo insieme quello che stiamo facendo e sappiamo anche qualcosa di più, che quello che stiamo facendo oggi è in senso figurato, ma un giorno noi insieme lo faremo in cielo. Speriamo che ci si creda ancora in questo. La nostra comunione è sì terrena, ma è a un legame celeste. Non essere in comunione con la Chiesa significa non discernere il corpo di Cristo col quale si condivide questo gran momento della vita cristiana. Ma avvio alla conclusione.
La cena del Signore è un momento necessario della vita comunitaria. Una cosa che vi farà saltare dalla sedia, io la dico subito, ma sappiate perché la dico: perché non temo nessuno. Quello che sto per dire è perché nessuno mi fa paura quando ci atteniamo alla parola di Dio. Voi non immaginate le volte che mi gira nella mente, a me e agli anziani, perché qualche volta la cena non la facciamo in settimana? Da quanto tempo ne si discute? E stiamo pregando. Da quanto tempo? Perché con tutta onestà, fratelli, ripeto solo quello che ha ripetuto quel predicatore giovedì scorso, con tutta onestà, la Chiesa in comunione non è quella della domenica. La Chiesa in comunione. Io so che molti sono impegnati a lavorare, lo so, ma so anche che per molti è una scusa questa qui. So anche che mentre noi parliamo della cena, molti sono o su Facebook, o davanti alla televisione, o a parlare, o a sparlare. Cioè, come fai a sapere? Le so, perché le cose che non si fanno non si sanno. Questa di stasera si chiama comunione. Questa si chiama comunione. E non so quante volte ne abbiamo discusso. E giovedì è arrivato suo fratello, senza che noi gli dicessimo nulla, che ha spiegato di quella chiesa grandissima lì dove che si trova negli Stati Uniti, in Germania, che ha visto che facevano la Santa Cena in settimana e lui ha chiesto al pastore, mi pare, no? Di capire. Ma come mai la cena? Cioè, perché la cena è un momento troppo importante per aprirlo pure a quelli che non conosciamo. Questa è la Chiesa del Signore. E noi la vogliamo condividere. Vabbè, ma sappiate che non è che stiamo cambiando, insomma, giorno. Però ce lo siamo posti e ce lo poniamo. Certo che ce lo poniamo. Ce lo poniamo. Io non credo che possa essere un problema di nebbia, di freddo. Io non credo che possa essere questo il problema. Perché se anche fosse un problema di freddo, di nebbia o di distanza, a parte che non ci credo alla distanza, perché in mezzo a noi ci sono fratelli che fanno 50, 60 e 70 chilometri e sono qua, ma chiudiamo questa breve parentesi, non è un problema di distanza. Ma se anche fosse un problema di distanza, la nostra diaspora è strapiena di missioni. Quelli che non sono qua non sono nelle missioni. Dice, ma come fai a saperlo? È perché noi abbiamo un difetto, che ci riuniamo con tutti gli anziani, con tutti quelli della diaspora, una volta al mese, ogni mese e mezzo, e preghiamo e chiediamo al Signore di intervenire, di darci discernimento. E questa è la cura, perché per noi non è per me non è insignificante non vedere una persona che non viene in settimana. Non è insignificante, ma è importante. Può succedere, ma quando diventa una regola è successo qualche altra cosa. Si è perso l'affezione per la casa del Signore. Può succedere, certo, lavoro, ci sono alcuni che li vedi arrivare in ritardo sempre per il lavoro, alcuni che non mancano, ma ci sono anche alcuni che mancano per ovvi motivi, ma ci sono anche alcuni che mancano perché la regola dice loro che bisogna andare la domenica, perché la domenica è il giorno del Signore. Non è vero, perché la domenica non è di nessuno. Del Signore sono il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Se sei entrato nella grazia, tutto quello che ti appartiene non è più tuo, è di Dio. In presenza di situazioni che ci rendono indegni di prendere il pane e il vino, a volte succede che preferiamo astenerci, ed è giusto astenerci, no, sembra quasi che di fronte a un problema dice io mi astengo e ho risolto il problema, no, adesso vediamo perché astenersi significa aggravare il problema,
perché una volta dice non mi posso accostare, quindi risolvo, non mi accosto. Ma tu non hai risolto, perché si risolve risolvendo il problema e accostandoti. Perché non accostandoti è come se tu dicessi il sacrificio di Gesù non può fare nulla su questa cosa che ho fatto. Invece il sacrificio di Gesù può fare tutto. Quello che è importante e che ti deve far riscattare velocemente verso la cena del Signore, se sei un salvato, la devi fare. E non la devi fare però con dei pesi che hai commesso. La devi fare risolvendo quei problemi. Non fa niente, sei caduto, hai sbagliato. Non fa niente, vai subito all'altare dove scorre il sangue, lascia che questo sangue di Gesù ti purifichi ancora una volta da tutti i tuoi peccati e lascia che il Signore ti giustifica, perché quello che conta è che tu abbia un desiderio onesto davanti a Dio. Perché per sbagliare, se hai sbagliato, sbaglierai ancora. E molti, magari cullandosi in certi errori, perché poi quando non ci si accosta, non è che uno non, solitamente non si accosta perché arricchisci la tua vita, arricchiamo la nostra vita alla fonte del Calvario, arricchiamola, fratelli. Certo, se possiamo essere degli strumenti per incoraggiare gli altri, facciamolo pure, ma per incoraggiare. Il desiderio di ogni credente deve essere quello di celebrare la Santa Cena con lo stesso zelo della Chiesa primitiva. Non bisogna aspettare gli ultimi momenti per sistemare la nostra condizione davanti a Dio, perché Egli ci conosce e sa che se non siamo in pace con Lui e con la Chiesa durante la celebrazione della Cena, non lo siamo neppure tutti gli altri momenti della vita. Ora, se noi dobbiamo risolvere un problema con un fratello, con una sorella, non è che noi dobbiamo aspettare la Santa Cena. La Santa Cena la facciamo il 2 febbraio, fino al 2 febbraio rimaniamo litigati tutti e due? No, Gesù dice che prima che il sole tramonti. Guardate, fratelli, che Gesù conosce la natura dell'uomo. E quando Lui dice prima che il sole tramonti, perché sa che basta un giorno per farci già passare il desiderio di chiarire con gli altri, e quindi di iniziare a costruire dei muri, a mettere delle sbarre che nessuno poi potrà abbattere. Ecco perché Gesù dice, quando avviene una cosa, prima che arrivi il tramonto, vanno a sistemare subito. Quindi il Signore ci conosce e sa che se non siamo in pace con Lui e con la Chiesa durante la celebrazione della cena, non lo siamo neppure tutti gli altri momenti della nostra vita. E quindi, fratelli, riscopriamo la gioia di ricordare la morte di Cristo, facciamo di tutto per poter partecipare. E la benedizione che ne avremo, è inutile dirlo, sarà grande.